Ciao a tutti, io sono Alex P e benvenuti al mio video tutorial su come inviare file di grosse dimensioni. Qui in alto comunque trovate la guida per WeTransfer. Oggi invece vi faccio vedere un altro sito che dà la possibilità di inviare file di grosse dimensioni che si chiama filetransfer.io. La differenza da WeTransfer è questo, che con questo sito possiamo mandare fino a 6 GB di file e in grado di trasferire 50 file alla volta. Il sito mantiene il nostro link attivo per 21 giorni. Se invece compriamo l'accesso premium, quindi a pagamento, avremo la possibilità di salvare i nostri file o il nostro link di file per 3 mesi. Allora, andiamo a schermo che vi faccio vedere come funziona. Allora, il sito è interamente in inglese, ma è molto intuitivo. Allora, ecco, siamo a schermo. Allora, il sito è questo, come vedete è completamente in inglese ma è molto intuitivo nell'utilizzo. Per inviare i nostri file, molto semplice, non c'è bisogno di fare nessuna tipo di registrazione. Facciamo send to file. Allora lui ci chiederà di caricare un file sul sito. Adesso io prendo questo video in mp4, apro, lui in automatico già lo sta caricando, come vedete. Aspettiamo che finisce. In questo punto creerà il link di condivisione. Ok, questo qua è il link per andare a scaricare il file che noi abbiamo appena caricato su filetransfer.io. Vi ricordo che potete arrivare fino a 6 GB. Allora io, se per esempio prendo, lo copio, apro un'altra scheda, incollo il link che mi ha appena creato e come vedete mi dà già la possibilità di fare il download del mio file. Altre cose che posso fare: posso editare questo punto qua e mettere qualcosa di personale, tipo cancelliamolo. Prova invio file. Abbiamo salvato. Io, se adesso faccio copia il mio link, se lo vado a ricopiare qua e gli ridò invio, come vedete prova invio in file, ma ha cambiato il titolo del link che ho mandato. Altra cosa che posso fare direttamente tramite questo, inviarlo via mail. Qui metterò la mail del destinatario, la mia mail per inviare il link e il messaggio opzionale se si vuole, e si fa send to data package e si invia il link alla persona che abbiamo scritto nella mail. Qui abbiamo il file che abbiamo caricato, possiamo riscaricarlo, cancellarlo, quindi in automatico non ce l'avremo più. E poi security setting. Se io gli metto una password, facciamo save. Allora, la password ho visto che funziona solo se noi facciamo send via email. Quindi se noi adesso andiamo a copiare il link del nostro file e lo andiamo a copiare in un altro browser, la password non ce la chiede. Ma se adesso noi facciamo send via email, in automatico quando alla persona gli arriverà il link via mail e lo andrà a cliccare, gli chiederà la password che noi abbiamo inserito adesso nel security setting. Quindi se non inserirà questa password non potrà mai fare il download del file che gli abbiamo inviato. Questa è una ottima alternativa a WeTransfer, visto che WeTransfer dà l'obbligo di dare il limite di 2 GB come file, invece con questo possiamo arrivare fino a 6 GB di invio file. Il mio video tutorial è finito, vi ricordo che qua in alto c'è quello di WeTransfer e piano piano troverete altri video tutorial di altri siti che permettono l'invio di file di grosse dimensioni. Io vi ringrazio che siete arrivati fino qua. Quindi, allora, se sei arrivato fino qua a me mi fa piacere, il mio tutorial è finito, quindi io ti consiglio, qua in basso c'è il tastino iscriviti, cliccaci sopra, attiva la campanellina. Se ti è tornato utile il mio video tutorial su filetransfer.io, fammelo sapere con un commento, lascia un bel like. Io adesso scompaio a schermo e avrei circa 20 secondi di tempo per scegliere un altro video presente sul mio canale, due correlati a questo, quindi troverai altri due video che vanno a parlare di siti per invio di file di grosse dimensioni, una playlist e un video che non c'entra niente con quello che hai visto, che è presente sul mio canale. Io ti saluto e ti ringrazio. Ciao!